Ragazzi, sono appena arrivato a Bari. Sì, dovevo fare un mini coso da casa mia che mi preparavo e tutto, però diciamo che non ho avuto tempo, ma sta riprendendo l'audio. Muore da favola, sto a Bari, mo sto aspettando il bus che devo andare a Pisa, ragazzi. Poi da là ovviamente me ne vado a Colle Salvetti. Allora, la cosa è che arriverò verso le 8:30 del mattino a Pisa. Sarà un mezzo casino perché poi dovrò andare subito nel B&B, cambiarmi, non ho nemmeno il tempo di riposare, che devo andare subito alle 12 a fare il biglietto, cioè prima delle 12, perché alle 12 sta l'unico bus per Colle Salvetti, perché è domenica. Minchia, cioè ci sono più bus nella mia città che è Sant'Eramo, Bari, Bari Sant'Eramo, ci sono più bus che a Pisa che sta al nord, ma vabbè. Quindi il sud supera il nord in questi casi. A parte questo, niente, sarò stanco, ma spero poi troverò altra gente fuori, almeno così per cazzeggio un po' ad aspettare, perché poi arriverò là per le 12:30 l'una e lo show inizia alle 5. Quelli i cancelli aprono alle 4, quindi un po' di tempo dovrò aspettare fuori. Spero non faccia tantissimo freddo. Ho visto ci sono più gradi a Colle Salvetti, che sta in collina, e non a Pisa, che dovrebbe essere in pianura. Vabbè, come vada, ci vediamo tra un po', mentre vado a fare qualcosa d'altro grill, qualcosa, inteso che vado di sicuro a prendere qualcosa da mangiare, mi scappa pure la pipì, quindi forse la faccio nel bus, dico nel bagno del bus, non dove stai sedile. Babu, a dopo. Ragazzi, sono arrivato poco fa al primo autogrill, sono andato in bagno, ho fatto un po' di spesa, ovvero ho preso delle patatine. Poi vabbè, quando vado a Roma, Tiburtina, che devo aspettare là 2 ore e 10 minuti, in quel caso mi mangio il mango, sì, perché mi sono comprato il mango, mi sono portato il mango appresso e niente, va un po' fuori fuoco perché c'è poca luce, ma vabbè. Comunque, come vada, tra un po', se come posso dire, quando atterro a Roma ci faccio un altro mini video, sempre se diciamo non trovo gente losca, ecco, e non trovo il solito tizio che vuole prendersi le borse se non gli dai un euro, 2 euro. A dopo. Ragazzi, sono appena arrivato a Roma Tiburtina. C'è stata soltanto una fermata all'autogrill, le altre volte ne avevo fatte 2 prima di andare a Roma, ma vabbè. E poi sto aspettando il bus, sto aspettando 2 ore e un quarto, quindi 2 ore e 15 minuti perché ho tenuto l'1:45 per Pisa. Fa freddo, non come a Sant'Eramo, però fa freddo. E vabbè. Niente, poi più avanti, quando andrò in un altro autogrill, ci faccio un altro mini vlog. Però, ore e ore di bus, prende subito a coincidenza per andare con le salvette, però ne varrà la valsa la pena. E vabbè, a dopo ragazzi. Ragazzi, sono dentro al B&B, sono un po' stanco, ma per spargo mi sono tenuto lo zaino con tutta la roba e più i treppiedi, che semmai dopo se faccio una IRL, se riesco ad arrivare a ritornare a Pisa in tempo, spero prima dei 10, così una bella IRL in giro, sempre se non piove. Quindi se avrete visto la IRL significa che non ha piovuto. Che più, tra un po' parto per andare a Colle Salvetti, che l'unico mezzo che se non sbaglio sta alle 12. Comunque là per 10:30, massimo le 11, sto già al punto e dico un biglietto per Colle Salvetti alle 12? Spero di sì. Niente, però la cosa più importante è, non è tanto andare, che se che male che vada, vado a Livorno poi prendo l'altro per Colle Salvetti, ma vabbè. Ma la cosa più importante è che ci sta il ritorno per ritornare a Pisa. Che con i mezzi non ce ne stanno, però c'è il, come si dice, il potrebbe esserci un passaggio, non per il cazzo come è successo mesi fa. E niente, ci vediamo tra un po'. Ragazzi,
Sono appena arrivato a Colesalvetti, mo cerco di trovare un posto dove andare a cambiarmi le scarpe, cioè nel senso a cambiarmi, ad asciugarmi le scarpe, cambiarmi i calzini, perché comprerò dei calzini se voglio trovare il supermercato aperto. E niente, tra un po' vi faccio un altro mini vlog. A dopo. Ragazzi, sono arrivato poco fa, cioè poco fa, sono arrivato alle 2:10, sono quasi le 4. E niente, sto aspettando che aprano i cancelli per entrare. Io mi sono riparato da freddo, che fa un freddo boia. Non freddo come nella mia città, che si raggiungono anche meno 5 gradi, ma quello è un altro discorso. Però fa sempre freddo. Comunque, mo spero di entrare presto, così vi faccio vedere un po' di qualche scena, qualche acrobazia, qualche mazzata, qualche botta in italiano. Ci si vede tra un po'. Buonasera e benvenuti, è mio grande piacere presentarvi il video introduttivo preparato dal nostro regista Gio Lorenzelli. Signore e signori, benvenuti al giorno del giudizio.
Ragazzi, sono tornato poco fa, devo ringraziare Tempesta che mi ha accompagnato a Pisa. E niente, mette fuoco. Adesso mangio il poke, il mio primo poke in tutta la mia vita. Mette fuoco il poke. Quindi, buon appetito, si continua domani. È stato bello, peccato che voi non venite a vedere il show di wrestling, veramente è una cosa assurda, soprattutto i match che hanno fatto. Non vi spoilerò nulla, però andate a vedere almeno i video che uscirà su YouTube. Salve ragazzi, come state? Mi sono svegliato poco fa, io tra un po', nel senso tra un bel po' prendo il bus che lo devo prendere tra 5 ore e qualcosa circa. E tra un po' vado pure in un negozio che vende sigari. Spero non costino un lire di Dio i sigari, cioè un sigaro, che ovviamente non fumerò subito in live, fumerò soltanto quando devo flexare o arrivo a determinati obiettivi. Poi, casomai, se costano un lire di Dio o non è aperto, visto che per le 3 mi incammino, così poi ritorno indietro, che dovrebbe piovere dall'1 fino alle 2:30, quindi sto qua attento fino alle 2:30. Poi male che vada, se non vado a comprarli, una seconda occasione ci sarà per comprare di nuovo il sigaro. Poi casomai ci sarà anche altro qualche video mentre vado di nuovo in autogrill. Meno male stavolta, quando farò scala a Roma non devo aspettare più 2 ore e un quarto e non ci starà l'1:45 il cambio, ma alle 23:35 devo aspettare solo 1:10. Ci sta un locale là aperto fino a mezzanotte, quindi buon per me, mi andrò a rinchiudere là e a prendere un caffè. Ci vediamo tra un po', cioè ci vediamo tra qualche secondo, perché per voi qualche secondo, per me è tanto. A dopo. E mette a fuoco, che palle, e mette a fuoco. Raga, ci siamo fermati all'autogrill e niente. Mo aspetto che ritorno, non vedo l'ora di ritornare a casa. Sto così rincoglionito che per sbaglio nemmeno ho fatto apposta. Mi sono messo a vedere una stories su Instagram con il volume, non ad alto volume, però con il volume che si sentiva. Ho detto chiedo scusa, non ho fatto apposta. Sono stanco e non ho dormito, ho solo riposato un'oretta scarsa, nemmeno a definire la dormita. Come vada, ci vediamo tra un po' e di sicuro quando torno a Bari faccio un altro mini vlog e poi quando torno a casa. A dopo. Ragazzi, sono appena tornato a casa. Lo so, non ho fatto il video mentre stavo alla fermata dell'autobus da Bari, però ero stanco e sono entrato in un bar, la prima cosa che ho fatto, per stare pure al riparo dal canto, dal freddo. Vabbè, come andava? Ciao, saluta Gesù. Cioè mette a fuoco a Gesù e non a me, ma vabbè. Togliamo Gesù così mette a fuoco a me. Spirara. No, oddio, mi viene mal di testa, già sto stanco. Ci vediamo in un prossimo video / mini vlog. Sono distrutto, però mi sono divertito. Grazie a tutti il supporto, vi ricordo di lasciare un like e condividere con i vostri amici. Spero stavolta, non so se lo vedrà, forse sì, forse no. Ah, comunque mi sono seduto senza saperlo vicino alla ragazza di Steve Valentino, cioè ci stavo provando con questa ragazza, poi ho detto sono la ragazza di Steve Valentino. Ah ok, allora lasciamo stare perché non è no, non voglio creare problemi con wrestler. Comunque, a parte gli scherzi, ci vediamo in un prossimo video. Spero questo video vedrà Maurizio Merluzzo e qualcuno della CW. Sono distrutto. E diciamo che all'andata tra Pisa per Roma e poi scalo per andare da Roma a Bari, c'era uno che stava scorreggiato 5 volte mentre stava nel bus. Non è che si sentiva un buon odore nel bus, però vabbè. Poi secondo invece c'era uno che russava a fianco a me. Mamma, come andava? Alla prossima, ciao! Sono stanco ma distrutto. Cioè, ma felice. Stanco e distrutto è la stessa cosa, sono sinonimi. Distrutto ma felice. Ciao! Lascia like e condividi.